Lezione numero 7, tratta dalla legge di attrazione del pensiero di William Atkinson. Lezione molto veloce, molto semplice, ma trovo che sia una lezione necessaria, soprattutto per il mondo di oggi. Un mondo che sembra davvero aver perso la sua forza vitale. Afferma la tua forza vitale dal capitolo 9, affermare la forza vitale. Dice Atkinson: vi ho parlato dei vantaggi che si ottengono se ci si sbarazza della paura. Adesso voglio risvegliare in voi la vita. Molti di voi sono andati avanti senza ambizioni, energie, vitalità, interessi, senza vita. Così proprio non va. State ristagnando. Svegliatevi e date qualche segno di vita. Non è questo il luogo dove andarsene in giro come morti viventi. Questo è un mondo fatto per persone sveglie, attive, vivaci e ciò che serve è un bel risveglio generale. Basterebbe uno squillo della tromba di Gabriele per svegliare certa gente che se ne va a zonzo pensando di essere viva, ma che di fatto non prova niente nei confronti di tutto ciò per cui vale la pena vivere. Non vi sembra che sia lo specchio? Anzi, la fotografia della società di oggi, una società, la nostra occidentale, che peraltro invecchia. Quindi laddove una volta le strade, le piazze squillavano della energia vitale della gioventù, adesso sono piene della stanchezza della vita degli anziani. Ma non è una questione di età, tanto più deve essere squillante la tromba di William Atkinson. Non è una questione di età. È una questione di mentalità, di atteggiamento mentale. Siamo noi, anche se abbiamo 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, eccetera, anni a decidere se vogliamo essere morti o vivi. Siamo noi, qualunque età abbiamo, a decidere se vogliamo accasciarci tra le apparentemente accoglienti consuetudini dello status quo, oppure svegliarci, spezzare le catene e mettere energia da oggi nella nostra vita, scegliendo l'azione, smettendo di accasciarci nella mente passiva che, come ricordate, attraverso la ripetizione, l'abitudine, non fa altro che rafforzare quella stessa passività che ci impedisce a qualunque età, di riprendere in mano la nostra vita e di fare il salto nella vera realtà, la realtà della nostra realizzazione. Questo è lo scopo centrale, ripeto, necessario tanto più oggi per le caratteristiche di questa epoca della nostra società. Ma come fare? Beh, come fare in realtà è molto semplice perché sapete qual è il leitmotiv, la metodologia utilizzata, per meglio dire, in questo libro da Atkinson. L'azione a partire dalla mente conscia sulla mente subconscia, ma a partire dalla mente attiva, dalla funzione attiva della mente. Tutto parte da lì, quindi non bisogna fare altro che mettere l'energia coscientemente nella nostra vita, mettere vita nella nostra vita. Aggiungete un po' di vita al vostro lavoro, ai vostri piaceri, ai vostri voi stessi. Smettetela di fare le cose senza entusiasmo e iniziate a interessarvi attivamente a tutto quello che state facendo, dicendo e pensando. È sbalorditivo quanto interesse possiamo provare verso le cose più banali della vita, se solo ci diamo una svegliata. Siamo circondati da cose interessanti, ne accadono costantemente, ma non ne saremo mai consapevoli se non affermiamo la nostra forza vitale e non cominciamo a vivere davvero, invece di esistere e basta. Nessun uomo o donna ha mai combinato molto senza riversare vita nei suoi compiti, nelle sue azioni, nei suoi pensieri. Ciò di cui ha bisogno il mondo è di uomini e donne vive.
Basta guardare dritto negli occhi chi si incontra per rendersi conto che sono davvero poche le persone veramente vive. La maggior parte è priva di quell'espressione vitale che distingue la persona vivace da quella che si limita a esistere. Pensateci, guardate negli occhi le persone, non le vedete spente, non le vedete bloccate come una sorta di muro di ghiaccio. Il muro di ghiaccio. Questo muro va sciolto, questo ghiaccio va rotto. Dobbiamo, noi, essere testimoni nella nostra vita di questa energia vitale. Dobbiamo portare questa energia vitale nel mondo. Per farlo, dobbiamo farlo. Cioè, dobbiamo mettere entusiasmo. Mettere entusiasmo in tutto quello che facciamo. Ripeto, mettere entusiasmo. Voglio che sviluppiate questa forza cosciente affinché possiate manifestarla nelle vostre vite. Seguiamo questo consiglio di William Atkinson, che naturalmente ci propone anche un esercizio pratico. Affermazione, autosuggestione, schema di azione subconscia che diventa schema di azione conscia. Ecco l'esercizio. Fissate la mente sul pensiero che Dio che è in voi è vivo e che voi state manifestando appieno la vita, sia mentalmente sia fisicamente. Trattenete questo pensiero aiutandovi con la ripetizione costante della parola d'ordine: io sono vivo, io sono viva. Non lasciate sfuggire questo pensiero, continuate a trattenerlo in mente, visualizzatelo il più a lungo possibile, ripetete questa parola d'ordine che è un innesco ipnotico a tutti gli effetti, un innesco autoipnotico. Io sono vivo, io sono viva. Nel momento in cui lo ripetete, se accompagnate anche con un ancoraggio, con qualunque tipo di ancoraggio volete, tenetelo, ripetetelo e poi lasciate andare. E poi io sono viva, io sono vivo, per esempio anche semplicemente con questo ancoraggio, e poi magari semplicemente dopo averlo ripetuto in voi, agganciandolo, ancorandolo a questo gesto, basta questo gesto che vi darà l'energia. Ma dovete ripeterlo questo gesto, perché se staccate, se non ripetete questo gesto, dopo un po' non funziona più. Vi ho dato un suggerimento ulteriore per rafforzare l'affermazione. Pronunciate questa affermazione, questa parola d'ordine, questo innesco ipnotico anche durante i pasti e in qualsiasi altro momento vi è possibile, e almeno una volta all'ora. Immaginatevi, mentre ripetete questa parola, pieni di vita e di energia e cercate di assomigliare a questa immagine il più possibile. Quando iniziate a fare qualcosa, dite: io sono vivo, io sono vivo. E fate respiri profondi e tenete l'ancoraggio. Ogni volta che inspirate, concentratevi sul fatto che state inspirando forza e vita. Quando espirate, pensate invece che state buttando fuori tutti gli stati vecchi, morti e negativi, e che siete felici di liberarvene. Concludete l'esercizio riaffermando: io sono vivo, io sono viva, con una forte intenzione. E poi mettete vita in ogni vostra azione.